Qualità delle produzioni, scelte virtuose, innovazione, le imprese florovivaistiche guardano al futuro. È stato questo il tema del seminario inserito nel programma dell'edizione 2023 di Florviva, che si è svolto ancora una volta insieme alla Mostra del Fiore nel porto turistico Marina di Pescara dal 23 al 25 aprile. Il seminario è stato frutto della collaborazione tra l'ente di formazione CIPAT Abruzzo e l'associazione Assoflora, organizzatrice di Florviva, ed è inserito nel progetto denominato Vivaium, finanziato dal fondo interprofessionale Foragri. Finalità di Vivaium è poter dare una risposta alle richieste del comparto florovivaistico, che in Abruzzo e Molise è caratterizzato da una proposta variegata di aziende che producono non solo fiori, ma anche piante grasse da frutto, ornamentali da esterno, piante che sono indispensabili per l'attività agricola primaria. Tutte produzioni che trovano grande consenso anche nel nord e nell'est Europa, con grandi numeri di export. Si tratta di aziende ben strutturate, non solo a dimensione familiare, ma nelle quali lavorano anche dai 20 ai 30 dipendenti. E sono aziende che mirano a incrementare le loro conoscenze e capacità, coinvolgendo sempre più giovani per essere sempre più competitive. E per questo Vivaium ha tracciato un percorso per consentire a chi opera nelle aziende florovivaistiche di incrementare il bagaglio di conoscenze necessarie per consolidare il loro ruolo di attori economici all'interno dei territori delle due regioni, consolidando reti collaborative aperte, migliorando la propria competitività nei mercati interni ed internazionali. Dalla collaborazione di CIPAT e Assoflora sono dunque nate iniziative per dare più ampiezza alla capacità di informazione, comunicazione, formazione, proprio per incrementare i livelli di qualità dei prodotti e dei processi e la capacità di investimento in innovazione. Alla realizzazione del progetto Vivaium hanno collaborato anche CIA, Confederazione Italiana Agricoltori e Università del Molise, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti. Roberto Furlotti, direttore di CIPAT Abruzzo, quindi parliamo di formazione. Un'impressione dopo questa tavola rotonda, questo seminario, preceduto da un seminario, insomma, nella quale si è parlato delle nuove opportunità del CSR, cioè Complemento di Sviluppo Rurale. Beh, guarda, per me è stato un risultato importante, nel senso che abbiamo aperto una finestra di riflessione con un settore che in questa regione e noi con Vivaium abbiamo rappresentato. Le potenzialità sono enormi, ma anche la disponibilità che oggi la dottoressa Sico ci ha dato come partecipazione, ritengo che apra un'ipotesi di lavoro ancora più presente e pressante, perché le opportunità sono molte. Abbiamo chiuso una parentesi con Vivaium e oggi ne stiamo aprendo un'altra. Ci sono delle cose che sono cambiate, ovviamente. Ogni volta che l'Europa interviene, il puzzle in qualche modo viene modificato. Alla luce di queste nuove informazioni, cioè riferirsi innanzitutto ad un piano strategico nazionale, come si potrà realizzare la formazione, secondo lei? Ma la formazione oggi apre. Tutti parlano di formazione, quindi la introducono nei sistemi di miglioramento economico, di partecipazione delle imprese, di partecipazione anche dei cittadini. Noi dobbiamo coniugare al meglio questi obiettivi e queste modalità, dando alla formazione una caratterizzazione, io direi, partecipativa, no?
perché se oggi noi non partecipiamo ai processi ma li subiamo, otteniamo il risultato diametralmente opposto, che non sviluppiamo competenze, capacità e abilità che il mercato, l'Europa e soprattutto le imprese ci chiedono. Noi abbiamo oggi ragionato anche con la Regione Abruzzo in prospettiva della nuova programmazione comunitaria, chiedendo proprio alla Regione di aprire i tavoli di discussione sulla formazione, non cristallizzarla troppo, ma dargli un'ipotesi di partecipazione. Questo spero che la dottoressa Sico ha raccolto questo nostro invito, ma soprattutto è una questione di anche, come anche tu nella tua intervista hai sottolineato, la semplificazione, la partecipazione sono frutto di passione. Questo è la grande sfida. Il seminario proposto da CIPAT Abruzzo e Assoflora ha messo ancora una volta in evidenza come sia necessario far comprendere lo spirito del nuovo strumento di pianificazione europea. Le possibilità di intervento sono state ben definite, prima di tutto dall'Unione, poi messe a punto nel Piano Strategico Nazionale. Le regioni hanno riferimenti ben definiti per poter agire e lo fanno, come ricordato, con il CSR, il Complemento per lo Sviluppo Rurale. Dalla tavola rotonda, dai quesiti posti dagli imprenditori del florovivaismo che hanno partecipato, è parso evidente che questo concetto deve essere ancora ben compreso e accettato. Elena Sico è direttore generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. È stata relatrice nel seminario di Assoflora e CIPAT Abruzzo e su questo argomento ha più volte richiamato l'attenzione dei florovivaisti presenti, tuttavia informandoli che c'è molto spazio per poter soddisfare molte delle loro esigenze. Sì, assolutamente sì, è il nostro documento di programmazione che si chiama CSR, Complemento per lo Sviluppo Rurale, contiene molti interventi, molte schede intervento di interesse di questo settore e in particolare la scheda sugli investimenti. Non ci dimentichiamo che laddove l'investimento ha una particolare valenza ambientale può arrivare ad un'intensità dell'80%, non è poco. Ci sono gli strumenti finanziari, c'è la possibilità ad esempio di partecipare a bandi sulla formazione, sulla consulenza, e noi ci siamo preparati ad accogliere i bisogni e le esigenze del territorio, anche pubblicando un cronoprogramma di tutti i bandi che andremo a pubblicare da qui a fine anno. Quindi le aziende hanno tutti gli strumenti per poter cogliere le opportunità che questa programmazione offre. Bisogna fare un gioco di squadra, essere pronti, preparati, fattivi e propositivi. Angelo Cappuccio, agronomo, rappresenta C Agricoltori Italiani della Regione Molise. Ecco, con lui parliamo di formazione ancora in questo settore in particolare, ma insomma poi le regole generali sono uguali per tutti. C'è necessità di renderla migliore, cioè di coinvolgere di più i giovani? Ma io non so fino a che punto si possa dire se una formazione debba essere migliore o debba essere peggiore. Credo che ci sia la necessità invece di capire fin dove ci si può spingere con la formazione e fin dove sia necessario sensibilizzare la formazione, che è un concetto un po' diverso, perché fondamentalmente noi abbiamo un problema di fondo, che in qualche modo la scuola è blindata in certi programmi ministeriali che non seguono necessariamente lo sviluppo delle competenze che sono quelle del mondo del lavoro. Questo gap che c'è tra il mondo del lavoro e la formazione scolastica ovviamente in molti momenti è difficile da colmare e da coprire, ed ecco il motivo per cui c'è la necessità di dare formazione ai ragazzi che in un certo qual modo affrontano il mondo del lavoro. E questa formazione deve essere una formazione continua e costante. Ora è chiaro che se noi perdiamo di vista il fatto che in particolar modo nel settore agricolo c'è la necessità di garantire uno stipendio degno di essere considerato tale a chi decide di fermarsi in agricoltura, questa cosa comporterà sempre di più uno spopolamento e una riduzione delle persone che vogliono intraprendere questo tipo di attività. Se non facciamo formazione,
che diventa a quel punto il punto focale dello sviluppo agricolo, noi ci troveremo di fronte a una situazione in cui i giovani faranno anche il primo insediamento, ma nel momento in cui vengono a terminare l'impegno temporale del finanziamento, il ragazzo troverà soluzioni alternative.